Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un altro video diciamo su richiesta per la signora Luigi, ovvero la ragazza di Luigi, quello a cui ho dedicato il video della scorsa settimana, che anche lei ha donato, praticamente il loro nucleo familiare sostiene il mio, vabbè, che ho voluto quindi premiare con un video su richiesta, in barba a quelli che vengono nei commenti, danno ordini e non sono consapevoli della legge dei 10 mesi. Bravi ragazzi, bravissimi! Detto questo, oggi facciamo un bel focus on, torniamo in Grecia e parliamo della dea cacciatrice, figlia di Zeus, sorella di Apollo. Oggi parliamo di Artemide. Bando alle ciance e sigla! Le circostanze della nascita di Artemide e Apollo sono abbastanza singolari. Sono figli di Zeus e di una figlia di due titani particolarmente importanti, Ceo e Febe. Il suo nome è Leto o Latona. Zeus ovviamente si fece questa scappatella con Leto o Latona, se preferite, e la mise incinta di questi due gemelli, solo che ovviamente Era scoprì il fattaccio e decise di punire la povera Leto. Difatti mandò il mostro Pitone, un enorme serpente mostruoso effettivamente, a perseguitare la donna e la maledì. Non poteva partorire in nessuna terra ferma, né sotto la luce del sole o della luna, mai in tutta la vita. Però c'era una scappatella, si parlava di terra ferma, però nel mondo esisteva un'isola semovente. L'isola di Delo, che poi diventerà sacra ad Apollo, era infatti un'isola galleggiante che cambiava costantemente posizione. Sfuggiva quindi alla maledizione di Era e qui Leto poté finalmente riposarsi e partorire. Partorì la piccola Artemide, la quale appena uscita dall'utero materno si mise in piedi e aiutò la madre a partorire il fratello Apollo. Sì. Giusto per aumentare un po' il gossip, in realtà l'isola di Delo, secondo alcune versioni del mito, sarebbe addirittura il corpo tramutato della sorella di Leto, Asteria, la quale era diventata una massa di terra solo perché Zeus l'aveva maledetta dopo che aveva avuto un due di picche da Asteria stessa. Per intenderci, Leto ha partorito i suoi figli, aiutata come ostetrica dalla figlia appena partorita, sul corpo di sua sorella. Quindi Apollo e Artemide sono nati su un'isola che in realtà è loro zia. Se non erro poi, non me lo ricordo e non me lo sono scritto, dovrebbe essere Callimaco, l'autore che compila per bene i primi anni di vita di Artemide, c'è un bel resoconto su cosa Artemide fa, chiede e diventa nei primi anni della sua vita. Il mito ci racconta infatti che ai primi 3 anni di vita Artemide un giorno si sedette tutta quanta coccolosa sulle ginocchia di suo papà Zeus, incominciò ad accarezzarlo, a coccolarlo e Zeus, ovviamente rincuorato dall'amore filiale, chiese effettivamente ad Artemide cosa volesse, perché era chiaro che voleva un qualche dono. Artemide se ne uscì fuori con delle richieste curate ma sensate. Artemide aveva le idee chiare su quello che voleva essere. Innanzitutto non voleva essere seconda ad Apollo, che aveva già collezionato numerosi nomi. Quindi chiese a suo padre Zeus di non avere mai meno nomi di Apollo e quindi meno patronati in pratica di Apollo. Chiese anche che anche lei diventasse una dea del tiro con l'arco, con le stesse abilità di Apollo e quindi con la sua stessa bravura, il che significava che Artemide fu armata, ma poi ci torneremo, con un arco, e non solo era una delle migliori tiratrici con l'arco dell'universo insieme al fratello, ma anche lei aveva il potere di seminare pestilenze e far venire attacchi di cuore. Dove Apollo faceva venire infarti agli uomini con le sue frecce, Artemide era adibita alle donne. Artemide inoltre chiese anche di avere come il fratello il compito di portare luce. Apollo conduceva il carro del sole. Ora nel mito greco il carro della luna non esiste e Artemide comunque viene ricordata come
una possibile dea della luna. Questa cosa però è sbagliata, perché nella mitologia greca in realtà ci sono tre dee della luna distinte, ognuna con il proprio compito. Artemide è la dea della luna crescente, questo perché il falcetto di luna ricorda effettivamente un arco di argento che diventerà la dotazione standard di Artemide, e anche perché Artemide è una dea particolarmente giovane. La luna crescente è la luna più giovane, quindi Artemide rappresenta la femminilità nei primi anni di vita. Le altre dee della luna sono Selene per la luna piena, che tra l'altro è parente circa e proprio zia di Atene, se non mi sbaglio. La terza dea della luna potrebbe essere o Febe, che è la nonna di Artemide, o addirittura Ecate per quanto riguarda la luna calante. Sono discorsi che affronterò in un prossimo video dedicato solo a Sole e Luna nel mito greco-romano, quindi rimando questo discorso, che è abbastanza complesso, a un video apposito. Artemide chiederà quindi al padre di essere ufficialmente nominata dea della caccia e richiederà alcune richieste un po' più tecniche, tipo come dimora lei dovrà avere tutte le montagne, e dice al padre tutte le città che gli vorrà concedere, anche se a lei ne basterebbe soltanto una, perché ama vivere nei boschi e nelle montagne. Gli chiede per l'appunto un'arma, un arco di argento che poi dovrà andare a farsi forgiare effettivamente, e gli chiederà 60 oceanine come sue aiutanti cacciatrici, altre 20 che serviranno per aiutarla a calzare i sandali, una tunica color cremisi e la necessità, diciamo, il dono, chiamiamolo così, di rimanere sempre vergine, anche se sono molte le chiacchiere per cui Artemide, insieme ad altre 90 ragazze, qualcosa di non proprio virgineo abbia fatto, ma lasciamo perdere. Tra l'altro le ninfe dei fiumi e le oceanine che la servivano dovevano avere tutte quante tra i 9 anni circa. Vabbè. Tralasciando la parentesi pedopornografica saffica a questo punto, andiamo al momento in cui Artemide si fa costruire il suo arco. Infatti non è Zeus a donarglielo, come molto spesso si può anche leggere in giro, ma in realtà Zeus manda a sua figlia, dopo aver raccattato le sue 80 servitrici, 90 servitrici, nelle fucine di Efesto, dove deve andare a parlare con i tre primi grandi ciclopi. In particolar modo Artemide si presenta a Bronte. Lunga storia detta in breve, Bronte ha avuto l'ordine dagli dei di trattare bene Artemide, al che, cercando di essere gentile, prende la bambina in braccio, se la mette sulle ginocchia, la accarezza sulla testa e dice: brava bambina, che ti posso fare? Artemide è disgustata dalla mostruosità di Bronte insieme alle sue altre ninfe, che data scappano via urlando per la paura, si divincola dalla presa di Bronte e gli strappa anche un pezzo di peli dal petto, al che Bronte avrà questa chiazza vuota sul petto per l'eternità, come se avesse la scabbia. Alla fine comunque Bronte forgia un arco di argento e delle frecce perfette per Artemide, sono infallibili, un'arma adatta alla dea della caccia, e Artemide potrà effettivamente cominciare la sua carriera, andandosi a recuperare anche un bel carro da alcune ninfe sull'isola di Creta, con delle cerve particolarmente prestanti che lo tireranno. Difatti da questo momento in poi Artemide sarà il simbolo tanto della caccia ai cervi quanto della protezione alle cerve e ai cervi in generale. Sì, è un po' paradossale, ma greci. La storia organica di Artemide finisce più o meno qui, perché non c'è più una storia lunga che la riguarda, il resto sono episodi. Io vi posso solo aggiungere che come patronato, oltre ad essere dea della caccia, della luna per così dire, delle malattie anche in un certo qual senso, e della verginità, perché anche lei è una dea vergine insieme ad Atena per esempio, lei è anche la dea dei buoni parti e delle partorienti, perché non ha fatto male alla madre quando è nata e poi l'ha anche aiutata per partorire Apollo. Quindi per giudizio divino, per il fato, lei ha anche questo particolare patronato, è una dea della luna e ci sta anche come significato, ma ripeto, poi ci torneremo su questo particolare argomento. Artemide quindi è una dea vergine, ma ci sono delle storie legate a questa sua verginità. Difatti, probabilmente Artemide qualche volta si è innamorata.
Si parla di amori con le sue ancelle, bla bla bla, non sto nemmeno a ripetere, c'è Della Croix, visitate la sua pagina, ci sono fior di strisce sull'argomento al riguardo, ma la storia d'amore probabilmente più vera che ha visto protagonista Artemide è quella con Orione, il cacciatore. Orione era un compagno cacciatore di Artemide, la sua storia ve l'ho già detta in vecchissimi video ormai, ma a un certo punto o ha perso la fiducia di Artemide, o l'ha tradita in qualche maniera cacciando animali che non doveva cacciare, o ha suscitato le gelosie di Gaia o addirittura di Apollo, va a finire che Artemide o Gaia li manda contro uno scorpione e Orione muore. Alcune storie però addirittura ci raccontano come mentre era in compagnia di Orione, Artemide abbia addirittura pensato di rinunciare alla sua verginità, cosa che avrebbe poi scatenato Apollo nell'uccidere o comunque scatenare in qualche modo la morte del cacciatore umano, poi diventato una costellazione. Per il resto di vita romantica Artemide non ne ha avuta, ha avuto un altro spasimante abbastanza famoso, Alfeo, un dio del fiume che osò innamorarsi di Artemide, ci dice il Robert Graves. Artemide addirittura, per non fargli del male, perché magari non gliene fregava assolutamente nulla di questo povero Alfeo, fuggì da questo dio del fiume e insieme alle sue ancelle si impiastricciò la faccia di fango e si misero vesti tutte identiche, così che Alfeo si ritrovò 81 ragazze tutte identiche con la faccia completamente coperta dal fango. Il dio si arrese e se ne andò via fra le risate di scherno delle povere dee cacciatrici. Povere, insomma. La verginità divenne un capriccio, un pallino fisso di Artemide che condannò il povero Atteone che la intravide soltanto per puro caso mentre faceva la doccia sotto una cascata a diventare un cervo e essere successivamente sbranato dai cani di caccia di Artemide stessa. Però stai calma Artemide, che ca... Ma non solo Artemide voleva rimanere lei stessa vergine, ma pretendeva che tutte le sue compagne, le sue cacciatrici, avessero la stessa sorte. Non voleva che queste ragazze perdessero la verginità, cosa che porterà a un sacco di problemi. Il caso più lampante è quello della giovane Callisto. Callisto era una delle ninfe cacciatrici di Artemide e Zeus se la voleva bombare forte, se la voleva bombare duro, solo che ovviamente Artemide non voleva e tenne la ragazza lontana dalle grinfie del padre, ma Zeus aveva altri piani. Si trasformò in Artemide e insidiò la ragazza. Da qui vengono i sospetti che Artemide con le sue cacciatrici non è che rimanesse proprio vergine, imene intatto a parte. Ma vabbè. Callisto andò a letto con Zeus e fece anche un figlio, Arcas, ma per questo fu punita, probabilmente da Artemide, probabilmente da Hera o addirittura dalla combo breaker Hera e Artemide insieme, che trasformarono la ragazza in un orso. Questa è la storia dell'orsa maggiore e dell'orsa minore, c'è il video apposito. Artemide inoltre proteggeva tutte le ragazze che volevano rimanere vergini o comunque salvarsi dalle insidie degli uomini. L'esempio più lampante per esempio è quello di Taigete, che era una ragazza che Zeus si voleva bombare tanto per cambiare, che chiese alla dea protezione. Questa trasformò la ragazza in un cervo, ma non fermò Zeus, che se la fece con la cerva, e dalla cerva nacque Lacedemone, lo storico fondatore di Sparta. Non vi ho ancora descritto fisicamente Artemide perché c'è una storia riguardo la sua descrizione fisica. Artemide è bella come una dea, in quanto tale, essendo anche una dea lunare, era abbastanza prosperosa, pur essendo in realtà fisicamente abbastanza giovane di aspetto. Questo portò una mortale Aura, anch'ella vergine e particolarmente brava come cacciatrice, a dire che la dea in realtà non era affatto vergine, che anzi forse aveva anche sgravato qualche bambino per essere così opulenta, abbondante e morbida. Aura fece una bruttissima fine, fece in modo che Hermes facesse uscire pazza la povera ragazza e divenne una delle baccanti completamente folle, un'assassina particolarmente rinomata nell'esercito delle baccanti. Bene così. Adesso parliamo di eroine. Un'eroina particolarmente amata e apprezzata da Artemide fu la
bergamasca Atalanta, la semidea cacciatrice che dà il nome alla squadra di Bergamo di calcio, è in realtà una bambina che era stata abbandonata e che viene salvata da Artemide, la quale inviò alla povera ragazza per farla sfamare in attesa di soccorsi un'orsa che la allattò, molto similmente a quanto accade a Romolo e Remo. Atalanta ha una storia tutta sua a parte, ma rientra nelle vicende di Artemide quando viene richiamata insieme a tanti altri eroi greci, tra i quali anche il re Meleagro o Odisseo, Ulisse che se preferite, per la caccia al cinghiale Calidonio, che era stato inviato lì dalla dea stessa per distruggere la regione dopo che il re di quella regione l'aveva offesa. Per placare la dea, siccome Atalanta aveva colpito per prima il cinghiale, aveva avuto un pezzo della sua pelliccia, della sua pelle come premio, Atalanta effettivamente sacrificò la pelle alla dea per placarne le ire. Arriviamo alle storie più recenti su Artemide, che si ambientano nella guerra di Troia, e Artemide è famosissima per essere coinvolta in almeno due particolari occasioni all'interno dell'Iliade. Innanzitutto, Artemide e Apollo erano dalla parte dei troiani, perché Apollo aveva aiutato a costruire le mura di Troia, e perché in qualche maniera Agamennone aveva offeso la dea, secondo alcune versioni perché si vantava di essere un cacciatore migliore della dea stessa. Insomma, non si sa come, non si sa perché, perché in realtà la potestà sui mari non sta a lei, Artemide in qualche maniera riuscì a placare completamente il mare nel momento in cui i greci, dopo alcune vicissitudini, c'è l'articolo su Script, andatevelo a leggere, dovevano partire per la città di Ilio o di Troia, se preferite, fino a quando un sacerdote contattato da Artemide riferì al re di Micene che avrebbe dovuto sacrificare sua figlia su un altare in onore di Artemide per fare in modo che il mare smettesse di essere piatto e non facesse muovere le navi. Agamennone non voleva sacrificare Ifigenia, che era sua figlia, non voleva, fu continuamente pressato da tutti gli altri re achei, da tutti gli altri, e alla fine dovette in qualche modo cedere al sacrificio umano, che però secondo una versione del mito non avvenne, perché all'ultimo momento Artemide avrebbe salvato Ifigenia mentre veniva immolata a lei e l'avrebbe sostituita con una cerva. Questo avvenne in Aulide, e da questo momento in poi la ragazza avrebbe vissuto più o meno in pace in Tauride, tant'è che esistono due tragedie che si chiamano Ifigenia in Aulide e Ifigenia in Tauride. Per questo paragone con Stannis, per aver confuso Aulide con Tauride, mi avete messo in croce nell'altro canale, quindi porca miseria, tacete! Ultimo piccolo evento che vede coinvolta Artemide nella guerra di Troia è quando, in un momento preciso della guerra, Zeus permise agli dei di saccagnarsi fra loro, termine tecnico, saccagnarsi, per aiutare questo o l'altro esercito. Artemide era dalla parte di Troia, era dalla parte dei greci, le due si presero ammazzate, ma bastò solo un manrovescio di Era con in mano la faretra della figliastra sulla guancia per far scappare via in lacrime e dolorante la piccola Artemide da papà. Sì, le madri vincono sempre. E il video si può fermare qui con un piccolo accenno alla cultura popolare. Artemide è molto presente come tema in giro per la cultura popolare, specialmente come nome da dare a robe, macchine, elettrodomestici, aziende, robe varie. Non mi interessa, anche perché farei pubblicità, qua già c'è la fuga, le pubblicità pagate, non pagate, pubblicità occulta, non mi interessa. Artemide però in sé per sé è presente in molti videogiochi che ricordano la mitologia, c'è per esempio, se non mi sbaglio, c'è anche lei in Apotheon, un bel giochetto che porterò presto sul canale, è presente nella serie di Percy Jackson, ovviamente, come una ragazzina divina con le sue cacciatrici altrettanto giovani e immortali. In God of War è menzionata, in quanto nel primo God of War si può usare la lama di Artemide, che è sto spadone gigante e inimmaginabile, che appunto è una delle armi più potenti a livello di danno diretto di tutto il gioco. Infine, per essere contemporanei, Artemis è anche il nome di una delle protagoniste di Ready Player One, quindi andatevi a vedere quel film che è bellissimo.
Bene, e detto questo, il video si può concludere qui. Spero che la diretta interessata, ma anche tutti voi, vi sia piaciuto e vi abbia interessato. Vi ringrazio tutti quanti gli iscritti, commenti, piace, condivisione, questo, tutti quanti gli altri video. Se il canale vi piace, con il tempo come vostro solito, vi ricordo, link social in descrizione, link per fare tutte le donazioni possibili, PayPal, Ko-fi, lista desideri Amazon, quello che volete, è sempre in descrizione. Noi ci vediamo sabato con un altro video, un po' particolare se riesco a montarlo, e poi settimana prossima con la regolare programmazione. Bye!